Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 beat. Spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contrattacchi con la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Extreme football, pronti per l'azione. Extreme football, gioca Extreme football. Siamo noi l'elite, siamo qui e giochiamo a Extreme football. Sam, quante volte ti ho detto di non giocare con il pallone in casa? Finirai di sicuro per rompere qualcosa. Vado io. Gol! E vai! Ah, è un pacco. È indirizzato a Tag. E anche le bollette. Forza, secondo tempo. Corre verso la porta e segna! Ai, credo di aver combinato un guaio. Forse si è rotto qualcosa. Oh no, accidenti. E come farò adesso? Samu, No, non era nessuno. Io vado su. Che strano. Oh, accidenti. Questa volta l'ho combinata davvero grossa. Se Tag lo vedesse... Samu, sei pronto? Sì, sto arrivando. Andiamo o arriveremo in ritardo? Sì, eccomi. Per caso hai visto se è arrivato il postino? No, non mi sembra. Perché? Aspetti qualcosa di importante? Sì, un pacco. È il compleanno di mio padre domani. Ho ordinato un regalo per lui. Ah, davvero? Andiamo? Bene, vi voglio ricordare che solo per questa volta, vista l'assenza delle altre squadre, la sfida sarà tra i Ninjas e la team. Procederemo quando Samu e Tag ci raggiungeranno. Eccoci! Ah, finalmente! Allora dove eravate? Vi stavamo aspettando per la sfida. Dopo ti spiego. Ehi, Samu, di la verità, hai paura? Paura? Di te? Ma non sei così mostruosa, devi credere. Che spiritoso. Bene, ci siamo tutti. Vi ricordo che sono stati sorteggiati i Ninjas per scegliere la prossima sfida e la squadra contro la quale giocheranno sarà la team. Lila, sei tu il capitano dei Ninjas. Coraggio, ti ascoltiamo. Ok. Ho pensato ad una sfida di palla avvelenata. Se una squadra riceverà un gol, un giocatore dovrà uscire. Geniale! Ma che dici? Oh, potete stare tranquilli, contate pure su di me. Vedrete, non lascerò passare neanche un pallone. Sarò il vostro antidoto. La team, accettate la sfida che vi hanno proposto? Ma certo! Bene, allora non mi resta che augurarvi un buon allenamento. Forza ragazzi, buona al fortuna, lavoro. Team. Pensate bene a chi dovrà uscire per primo dalla squadra. E come faremo quando saranno usciti tutti? Hai ragione, non ci avevo pensato. Forse sarebbe meglio trovare una sfida alternativa. Fate proprio bene a ridere adesso, perché domani... Ci sarà da piangere, perché saremo noi a battervi. Sì, come no. Vi piacerebbe? Allora, che cosa è successo? In realtà... Andiamo, svelti! Nulla, è tutto ok. Dobbiamo mettere a punto una tecnica anti-ninja. Svelti ancora. Allora, per questa sfida c'è una sola cosa da fare. Dovete essere imbattibili in difesa per evitare di prendere i gol. Il vostro obiettivo è proteggere la porta di Joelle ad ogni costo. Sì, dovete proteggermi, io sono tanto fragile. Tag ha ragione, se prendiamo un gol dovremmo continuare con un giocatore in meno. E tutta la squadra sarà sbilanciata. Comunque, se questo dovesse succedere, chi uscirà per primo dal campo? Già. Samu, dovresti essere tu a decidere. Ma certo, sei tu il capitano. D'accordo, ma... non dobbiamo deciderlo proprio adesso. Sì, è vero. Meglio deciderlo in base al vostro gioco di domani. Fate sempre affidamento sul vostro capitano per prendere la giusta decisione quando sarà il momento. Tutto bene, Samu? Certo, tutto bene. Ok, nel frattempo il modo migliore per evitare di prendere gol è andare ad allenarci. Forza! Sì, andiamo! Bene! Joelle! Avete visto, ragazze? Con un portiere come me non avete nulla da temere. Sì, bravo, se lo dici tu. Hopla! Samu,
C'è qualche problema? No, perché? Sei molto silenzioso questa mattina. Ma c'è qualcosa che ti preoccupa? O forse ho detto qualcosa di sbagliato? No, va tutto bene. Ma me lo diresti se ci fosse un problema? Smettila, ti ho detto che va tutto bene. La prendo io! Bene, Samu, ora vai ad attaccare! Attenzione alla difesa, non farti prendere! E tu, Ines, non mollare! Greg, tiro al centro, mezza rovesciata! Perfetto, Samu! Sì, bravo, Joelle, ma la difesa non era ben posizionata. Pronto, papà. Allora, qual è il tuo problema? Non è niente di importante, è una cosa personale. No, scusami tanto, pensavo che noi fossimo amici e che ti fidassi di me. No, non è questo che volevo dire. Ti prego, non dirlo a nessuno. Stamattina ho rotto il regalo che Tag ha comprato a suo padre per il suo compleanno. E lui cosa ti ha detto? Niente, non se n'è accorto. Ho nascosto il pacco in camera mia. Ma sì, dovresti dirgli la verità. Non posso farlo. Gli ho già detto che il postino non è passato. Adesso non posso dirgli il contrario. È come se ammettessi di aver mentito. Più aspetti a dire la verità, più diventerà complicato, Samu. Ehi, Luna, non vuoi sapere chi uscirà per primo se i ninjas dovessero segnare? No, perché secondo me l'importante è vincere la partita. Giusto? Beh, sì, solo che... Se un giocatore dovesse uscire, sono sicuro che la scelta sarebbe tra te e me. Perché pensi questo? Riflettevo. So che non si vede quando penso, ma ti assicuro che adesso lo sta facendo. E non ho capito cosa vuoi dire. Se dovessimo prendere un gol, Joelle non potrebbe uscire. Certo, è il portiere. Samu neppure, perché è il capitano. E Ines... Perché no, Ines? Samu di certo non farà uscire la sua migliore amica. Quindi la scelta ricadrà su di te o su di me. Perché non ti alleni invece di preoccuparti? Guarda, ora mi credi? Secondo te di cosa parlano quei due? Bene, ricominciamo. Siete tutti pronti? Lavoreremo sulla difesa. Mettetevi in posizione e formate uno scudo davanti alla porta di Joelle. Dai, è il momento buono per dirgli la verità. No, devo prima trovare una soluzione. Di che parlavate? Di niente, è solo una cosa tra me e Ines. Sì. L'idea dello scudo è di formare una linea di tre difensori e avere un giocatore davanti che pensi all'attaccante. Greg, tu devi marcare me. D'accordo. Allora, cominciamo! Ma... Tu difendi a destra, io a sinistra! Attenzione! Io non l'ho neanche vista! Perfetto, siamo partiti bene. No, niente di grave. Ma voi, ragazze, dove eravate finite? Non pensavo che avresti tirato da qui. Io invece l'avevo capito. Ho visto che andavi a sinistra. Non potrete giocare ognuno per sé, è chiaro? Ogni giocatore dovrà mettersi al servizio della squadra. Tenetelo sempre presente. Bene, continuiamo. Ines, tocca a te marcarmi ora. Ok. Non potrete giocare ognuno per sé, è chiaro? Facile dirlo. Greg, hai proprio ragione. Samu e Ines ci stanno nascondendo qualcosa, e come? E? Beh, vuol dire che stavano parlando di me oppure di te. Quindi hanno già deciso chi uscirà per primo, è chiaro? Forza! Non farmi passare! Chiudete a destra! No, rimanete concentrati! Stop! Ma che cosa fate? Vi ho detto di formare uno scudo davanti al portiere! Se non siete solidali in difesa, prenderete sicuramente dei gol, è ovvio! Tornate ai vostri posti! Greg, al centro della difesa! Aspetta! Torniamo in posizione! Greg, cosa stai facendo? Perché? Non si vede? Mi alleno a segnare. Ha ragione. Va bene allenarsi a non prendere dei gol, ma se nessuno pensa a segnare è ovvio che non vinceremo mai. Sì, certo. L'attacco infatti è importante almeno quanto la difesa e tutti hanno un ruolo fondamentale nella squadra. Ah beh, se lo dici tu. Che ti prende ora? Ho l'impressione che qualcuno sia più importante degli altri, tutto qui. Che cosa vuoi dire? Niente. Beh, comunque per oggi abbiamo finito. Ora devo proprio andare. Vado all'ufficio postale prima che chiuda. Prima o poi dovrai dirgli la verità, lo capisci, Sam? D'accordo, ma non posso farlo adesso. Aspetto il momento giusto. Bene, basta così, voi due. Ho capito benissimo cosa state tramando. Cosa? Sì, per la sfida. State decidendo chi di noi dovrà uscire per primo. Vi avviso, non lascerò il campo tanto facilmente. Le bugie non portano niente di buono, hai visto? Che cosa vorresti dire? Beh, se avessi detto la verità a Tag, adesso non saremmo qui a parlare di...
Sì, di quello che è successo. E Luna non si metterebbe in testa delle cose assurde. Che c'entra Tag? Non ho capito di cosa stiamo parlando. Ho combinato un disastro, purtroppo. Ma è stato un incidente. Di che parli? Oh, Samu, quante volte ti ho detto di non giocare con il pallone in casa? Finirai di sicuro per rompere qualcosa. Corre verso la porta e segna! Ai... Forse si è rotto qualcosa. E allora poi cosa hai fatto? L'hai detto, Tag? Lo vedi, Samu, avresti dovuto farlo subito. No, gli ho mentito dicendo che il postino non era passato. Capisco, e ora ti senti obbligato ad andare fino in fondo alla tua bugia, non è vero? Proprio così, e adesso non so cosa fare. Ragazze, se avete qualche soluzione da propormi, io... Potrei portare la statuetta a mio fratello. È bravissimo a riparare gli oggetti. Lo faresti? Ma certo, passo a casa tua a prenderla. Vengo con voi, così almeno torniamo tutti insieme. D'accordo. Buongiorno. Buongiorno, Isabella. Buongiorno, ragazzi. Ah, Tag, sei già arrivato. Le ragazze restano a cena? No, devono prendere solo una cosa, vanno di fretta. Ah, bene. A proposito, Samu... Sì, scusa, mamma, ma ora non ho tempo. Tieni, Tag, quando sali porta questo tubetto di colla a Samu. Mi ha chiesto di comprarla. Dai, fammi vedere. Eccola. Ah, beh, niente male. L'hai scambiata per un pallone, per caso? Non è divertente. A me non sembra una buona idea ripararla. Si vedrà sicuramente. Samu! C'è Tag! Svelto, dammela, nascondiamola. Entra pure! Scusa, ti posso parlare da solo un momento? Bene, noi due dobbiamo andare. È vero, abbiamo molta fretta. Ciao! Ciao, Tag! Ciao. Tioni, tua madre mi ha detto di darti questa. Grazie. Hai bisogno di incollare qualcosa? Posso aiutarti? No, ti ringrazio. Non devo incollare più niente, grazie. Lo sai, alla posta mi hanno detto che il pacco è stato già consegnato stamattina. È strano, tu per caso l'hai visto? Sei sicuro? Se non mi fidassi ciecamente di te, direi che mi stai nascondendo qualcosa, Samu. Ma no, ti stai sbagliando. Hai davvero una bella immaginazione. Va bene, scusa. D'accordo. Allora, ci è riuscito? Beh, ecco, mio fratello ce l'ha messa tutta, ma non è possibile riaggiustare la statuetta. Te la rendo, mi dispiace. Beh, allora? Avete deciso di giocare soltanto voi due oggi? Gli altri non hanno il coraggio di vedere la tua faccia. Oh, invece io sarò felice di vedere la tua mentre uscirai dal campo. Vedremo chi riderà domani. Ragazzi, la situazione è questa. La porta di Shiva si troverà a livello meno uno, di fianco alla scala mobile. Quella di Joelle, invece, sarà di fronte, sul piazzale davanti all'entrata. Noi siamo pronti, la team, quando volete. Allora, iniziamo! Ok, e non dimenticate, la difesa prima di tutto. Non lasciate che si avvicini nessuno alla porta di Joelle. Puoi scommetterci. Dammi la borsa, Samu. La tengo io. No, la vado a mettere al sicuro. È molto fragile. Appunto, me ne occuperò io. Fidati di me. Va bene, d'accordo. Tieni, ma fa attenzione. Forza, andiamo! Greg, non ti vedo molto motivato oggi. Sì, perché hanno deciso che sarò io il primo giocatore ad uscire. Cosa te lo fa pensare? Non ci avrai fatto caso, ma è da ieri che tramano qualcosa. Ma no, figurati. Allora, siete tutti pronti? Diamo il calcio d'inizio. Beh, Greg, non vieni? Sì, sto arrivando. Attenta, Luna! Sopra di te! Aspetta! Fateci vedere che c'è! Greg, non lasciate andare! Greg, per te! Dai, Greg, non sei da solo! D'accordo!
immobile, reagisci! Questa è per te, Samu! Non posso crederci, Samu, sei con noi o no oggi? Ci penso io! Non è possibile! Non importa, Greg, ci abbiamo provato! Forza, in difesa! Samu, dove hai la testa oggi? Tornati indietro, sbagli! Lo scudo! Luna, devi fermarle! Luna, al volo! Sì, bravo, Joelle! Stavano per farci un gol, ma fortunatamente Joelle ha parato. Comincia a diventare pericolosa la tua bugia, è il momento di parlare con Tag. Ma io... Ines ha ragione, non sei abbastanza concentrato per tutta questa storia del regalo rotto, ma noi non possiamo fare più niente per te, quindi all'intervallo parlerai con lui. Ormai ripetete sempre le stesse cose. Ok, ci penserò, d'accordo. Si torna in campo! Se non mi vogliono, gli dimostrerò che io non ho bisogno di loro! Ma che cosa fa? Greg, aspetta! Greg, non da solo! Ti circonderanno! Cosa? Oh, no! Forza, pensateci voi! Ok! Samu, vieni con noi! Fregate, vi arrivano! Lo scudo! Samu, che stai facendo? Muoviti! Attenti! Gol 1-0 per i Ninjas! Fine primo tempo. La team, in pausa deciderete quale sarà il primo giocatore ad uscire. Ehi, buona fortuna! Non avevamo detto di formare uno scudo davanti alla porta? Beh, ci abbiamo provato. Io non vi ho visto. Perché non sei stato attento a Teresa? Adesso per colpa vostra dovrò uscire. Cosa? Ma certo, ho capito bene il vostro gioco. Joelle non poteva uscire perché è il nostro portiere. Mentre tu, Luna e Ines vi siete messi d'accordo, vero? Questo è solo un grosso equivoco, Greg. È così, non è assolutamente come credi. Ma davvero? Allora perché confabulate da ieri? Coraggio, non puoi più andare avanti, Samu. Devi dire la verità, altrimenti costringerai anche noi a mentire. E non possiamo proprio farlo. Le ragazze hanno ragione. Non ha niente a che fare con la partita. Parlavamo del regalo per Ramon, il padre di Tag, che oggi festeggia il suo compleanno. L'ho rotto giocando a pallone nel salone, purtroppo. Mi dispiace, Tag. È stato un incidente. Luna e Ines hanno cercato di aiutarmi a ripararlo, ma non ci siamo riusciti. Avresti dovuto dirmelo subito, Samu. Almeno avrei avuto il tempo di cercarne un altro. Ho avuto paura. E poi dopo, visto che ti avevo mentito... Hai creduto che fosse meglio continuare, giusto? È solo di questo che parliamo da ieri e non di chi dovrebbe uscire per primo dal campo, credimi. Va bene. Le bugie finiscono per creare delle catastrofi. Però noi la catastrofe possiamo ancora evitarla. Joelle ha ragione, avete ancora il secondo tempo per recuperare. Vi ricordo che abbiamo preso un gol, quindi un giocatore deve uscire. Samu, decidi tu oppure tiriamo a sorte. Va bene, esco io. È colpa mia se abbiamo preso il gol. È molto onesto da parte tua, Samu. Spero per la prossima volta di poter contare su di te e sapere subito la verità. Te lo prometto. Samu è il giocatore eliminato della team. Riprendiamo il gioco. Greg, a te! Non mi fai paura! Luna! Arriva! Torniamo in difesa! Vi sta aspettando, Ninja! Il campo è libero! Dobbiamo solo segnare! Sì! Come hanno fatto? Separiamoci! Oh, well, a te! Cosa? Ninja! Lord, il campo è libero! Non mi resta che segnare! Cosa? Forza! Tutti in attacco! Attenti! Sono molto più veloci dei ninja. Già, prevedo un bello spettacolo. Ci penso io, Luna, tranquilla. Attenzione! Noel, segna! Sono già qui! Ok, ragazze, siete pronte? Sì, silenzio! Bellissima, Noel! Ehi, ma è incredibile! Guarda cosa fanno! Troppo forte! Lord, yeah!
Eravamo così vicini! Mancano 30 secondi al fischio finale! Non c'è più nessuno in difesa! Ora o mai più! Ascolta, seguiamo! Aspetta, Greg, ce la possiamo fare! Ehi, non lasciatemi da sola! Attenzione! Sta per tirare! Avanti, tira! Vai, Greg, la cannonata! Non riuscirai mai a segnare! Fine della partita, gol non valido! I Ninjas vincono la sfida contro la team per 1-0! Troppo forti! No, accidenti! Non è giusto! Bravi comunque! Grazie! Bella partita e ottima idea per la sfida! Complimenti a te per lo spirito sportivo, Samu! Non è da tutti sacrificarsi per la squadra! Già, lui è il nostro capitano e ha fatto così! Abbiamo perso, ma succede anche ai migliori. Penso che se aveste fatto davvero quello scudo per proteggermi, forse non avremmo perso. D'accordo, Joel. Meglio non ripensare alla partita. E poi, con i se, è facile parlare se non avessi rotto la statuetta. Se non avessi giocato a calcio dentro casa. Già, se non ne parlassimo più. Ti voglio fare una proposta, Samu. E se ora andassimo insieme a cercare un altro regalo per mio padre? Va bene. Ehi, aspettami! E tu cerca di starmi dietro! Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 beat. Sfida nella street milletric, nuovo stile per la team, notte giorno A. Parte la palla, si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro, sfide nella street, mille trick sul più bello. Fiore all'occhiello, specialisti della strada, si superano prove, questa è la nostra casa. Capisci, non importa se si vince o se si perde, importante quanto ogni amico nella squadra serve. Stile, agilità in tutti i sensi, notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone, voglia di giocare, pronti per l'azione. Football, gioca nel la street, il trick, nuovo stile per la team.